Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale video di Notebook Italia per la parte conclusiva della nostra recensione dell'XPS 12, che è uno dei primi ultrabook convertibili per Windows 8 e quindi può essere utilizzato anche in tablet mode, come sto facendo in questo momento, una modalità che permette di sfruttare tutte le potenzialità del supporto per le gestures multitouch integrato in Windows 8, senza però rinunciare comunque alla comodità di una tastiera e di un touchpad, o più in generale alla possibilità di utilizzarlo come un portatile tradizionale poggiato sulla scrivania, perché basta sollevare il coperchio, il display lid, far ruotare lo schermo al suo interno per avere quello che è un ultrabook a tutti gli effetti. Questo risultato è frutto di un originale meccanismo di ribaltamento dello schermo che costituisce il tratto distintivo del Dell XPS 12, ma che non è una novità assoluta perché la casa texana l'aveva già sperimentato in passato sul netbook Inspiron Duo. È quindi un meccanismo già abbastanza rodato che in questo caso prevede una cornice in alluminio, sottile e leggera ma al tempo stesso particolarmente resistente, all'interno della quale ruota attorno all'asse orizzontale lo schermo. Quest'ultimo poi ha uno spessore abbastanza sottile, soprattutto se si considera che è dotato di multitouch, di vetro protettivo Gorilla Glass e di una serie di gancetti che sono posizionati su tutto il perimetro. Ne troviamo due sulla parte inferiore e due sulla parte superiore, che sono di tipo retrattile e servono a bloccare lo schermo quando in posizione. Questi gancetti, insieme a una guida magnetica che serve ad attrarre lo schermo quando è vicino alla cornice, creano un sistema di ribaltamento che è assolutamente impeccabile e sembra essere dotato anche della giusta dose di robustezza che dovrebbe consentirgli di durare nel tempo. Al di là della modalità tablet di quella laptop, il display poi può essere posizionato in un paio di step intermedi che possono risultare utili se si ha intenzione di guardare un film oppure di mostrare una presentazione ad un eventuale cliente. Oltre alla capacità di ribaltarsi, lo schermo, che vi ricordo una diagonale di 12,5 pollici e risoluzione Full HD, ha una brillantezza eccezionale di 400 candele, un ottimo rapporto di contrasto, colori particolarmente saturi e vivaci e tecnologia IPS che permette angoli di visione di 170 gradi, anche se leggermente inferiori rispetto alla media di questa tecnologia. Ed è provvisto di multitouch capacitivo tramite controller Atmel Max Touch, che però non comporta di per sé la possibilità di poter utilizzare una penna attiva Atmel Max Stylus, perché questa funzione deve essere specificamente prevista in fase di progettazione. La parte superiore della cornice dello schermo ospita poi anche una webcam con risoluzione di 1,3 megapixel. Passando ora a parlare del design, ce ne siamo occupati in maniera molto approfondita nella prima parte della nostra video recensione dedicata appunto all'unboxing e al primo contatto, ma a titolo puramente riepilogativo possiamo dire che è molto elegante. C'è un bordo in alluminio satinato che circonda tutta la base e di tipo monoblocco e tagliato con macchine a controllo numerico che permettono di ottenere un taglio molto preciso che Dell chiama Diamond Cut, taglio diamante, che richiama un po' il Dell XPS 13, dal quale però si differenzia perché la cover non è più in alluminio ma in fibra di carbonio, con un rivestimento soft touch che migliora la presa e nasconde l'eventuale sporco e le ditate, è decorata con un logo Dell cromato circolare al centro. Anche le dimensioni sono simili, anzi leggermente superiori rispetto a quelle dell'XPS 13, con una base di 31 cm e un'altezza di 21 cm, così come è rimasto inalterato il fondo, con rivestimento gommato, che lascia però intravedere la trama della fibra di carbonio, e una targhetta in alluminio con logo XPS al centro, che può essere aperta per vedere i loghi delle certificazioni e trovare il codice seriale per contattare l'assistenza. La dotazione di interfacce comprende un connettore d'alimentazione, un'uscita video digitale mini DisplayPort, due porte USB 3.0 e un pulsante con 5 LED di indicazione per lo stato della batteria sul lato destro, seguiti dal primo dei due altoparlanti, mentre sul lato sinistro troviamo anche alcuni controlli che possono essere utili quando si utilizza il portatile in modalità tablet, come il pulsante di blocco della rotazione del display, un jack audio combo per cuffie e microfono, la levetta per l'accensione, il bilanciere del volume e il secondo dei due altoparlanti. Quindi nel complesso abbiamo un'estetica pulita e lineare su tutti i lati, compreso anche il fondo, che essendo privo di sportellini va completamente rimosso per accedere ai componenti interni, svitando una ad una queste viti di tipo Torx per un totale di 10, fino a poter poi sollevare tutto il pannello inferiore come se fosse un unico grande sportello. Esaminando lo spazio interno vediamo che è occupato per la metà dalla batteria e polimeri di litio, con ai lati due altoparlanti che si allungano perpendicolarmente all'interno dello chassis, mentre la restante metà è occupata dalla motherboard, dominata dal sistema di raffreddamento composto da una ventola che espelle l'aria calda verso il retro del portatile,
è collegata tramite un headpipe in rame al dissipatore che copre il processore. Sul lato sinistro, sotto questo nastro antistatico, c'è il drive allo stato solido, un SSD Samsung da 256 GB o da 128 GB a seconda delle configurazioni, mentre spostato ancor più verso il bordo troviamo un modulo Wi-Fi Intel Centrino 6235, un modulo combo Wi-Fi Bluetooth con doppia antenna. E per ultimi al centro vediamo i moduli della memoria RAM, che sono saldati direttamente sulla motherboard, 4 o 8 GB a seconda dei modelli, una scelta importante perché, come potete intuire, non potete aumentare la memoria successivamente. Lasciando per il momento da parte i componenti, ci occupiamo dei dispositivi di input, partendo dalla tastiera che ha dimensioni standard, un layout ad isola, non flette neanche premendo con decisione col palmo della mano sulla sua superficie, a tutto vantaggio del comfort di battitura, ed è composta da tasti che hanno la tipica forma di Dell, quindi leggermente concavi, un po' arrotondati e molto ben distanziati gli uni dagli altri. Sono tutti abbastanza ampi, con l'unica eccezione però del tasto invio e delle frecce direzionali che sono un po' schiacciate verso i bordi. Altra caratteristica di questa tastiera è quella di essere retroilluminata, con la possibilità di abilitare e disabilitare la retroilluminazione manualmente tramite una combinazione di tasti funzione, oppure automaticamente affidandosi a un sensore di luminosità ambientale. Al centro del palmrest c'è un touchpad Cypress con pulsanti di selezione annidati direttamente sotto la membrana sensibile, a sua volta rivestita in vetro. Può essere gestito tramite un tool dedicato ai dispositivi di input, non solo il touchpad ma anche un eventuale mouse, e che consente di impostare la velocità del cursore, la sensibilità del tocco, i pulsanti di selezione, respingimento del palmo della mano e soprattutto le gestures. Non solo le gestures classiche come lo scrolling a due dita, ma anche quelle nuove introdotte da Windows 8 come ad esempio lo swipe dal bordo sinistro per passare da un'applicazione all'altra. In quanto ultrabook tablet convertibile, l'XPS 12 nasce per Windows 8, che è quindi il sistema operativo preinstallato. Nel corso del nostro test siamo però riusciti comunque a installare anche Ubuntu Linux con l'aiuto delle patch elaborate all'interno del progetto Sputnik, il progetto che ha portato anche in Italia il Dell XPS 13, l'equivalente laptop non tablet convertibile dell'XPS 12, nella cosiddetta Developer Edition, un'edizione speciale rivolta agli sviluppatori con Linux preinstallato. Tornando a Windows 8 ritroviamo le tiles, le piastrelle che caratterizzano la nuova schermata start screen, sono qualcosa in più delle semplici icone perché ci consentono di avere anche informazioni in tempo reale, selezionandone una e trascinandola verso il basso possiamo attivare il relativo menu, oppure possiamo cambiarla di posizione spostandola da un gruppo all'altro e possiamo anche aggiungere nuove tiles o altri collegamenti ad applicazioni standard alla start screen andando sul menu applicazioni, selezionando un'applicazione ed effettuando un'operazione che viene chiamata PIN. Facciamo una panoramica rapidissima sulle principali Metro apps preinstallate perché credo che ormai quasi tutti abbiate imparato a conoscerle. C'è un client per l'email, un calendario, entrambe sono applicazioni indispensabili, un aggregatore di social network che raccoglie i feed dei nostri social preferiti, un tool dedicato alla messaggistica, le mappe di Bing, sono molto utili, possiamo andare su una certa posizione e visualizzare la mappa in due modalità, la modalità stradario più schematica, oppure nella modalità satellite che ci mostra una foto satellitare con un effetto 3D. Tramite il menu condividi possiamo anche inoltrare la mappa ad amici e conoscenti, possiamo fare lo stesso anche all'interno dell'applicazione meteo, condividendo la situazione meteorologica della città che ci interessa in un certo giorno. Troviamo anche alcuni store sulla falsariga del Play Store di Google, il primo è dedicato ai giochi, con la possibilità di linkarlo al proprio account Xbox e quindi di raccogliere anche i propri risultati nei vari giochi. Il secondo invece è dedicato ai film, possiamo scegliere un film, leggere la trama e alcune informazioni e possiamo scegliere se noleggiarlo o acquistarlo e scaricarlo. È interessante notare che questo store svolge anche il compito di un player per riprodurre eventuali video. E lo stesso si può dire anche dello store musica, che raggruppa album e brani musicali, ne scegliamo uno a caso, tensione evolutiva. La qualità del suono prodotto dai due altoparlanti è veramente molto buona, nonostante si tratti di due altoparlanti con una potenza di solo 1 watt ciascuno. Ed in merito è anche della tecnologia di Virtual Surround Max Audio 4, che permette di scegliere fra vari preset, ma ci mette anche a disposizione un equalizzatore se vogliamo un po' giocare con i settaggi, che migliora la resa degli altoparlanti tramite algoritmi software che processano l'output audio per ottimizzarlo per l'ascolto.
Dallo stesso pannello di controllo audio possiamo andare ad abilitare le funzioni di riduzione dell'eco, del rumore di sottofondo, del doppio microfono integrato, oppure possiamo abilitare delle funzioni di risparmio energetico che in pratica vanno a disabilitare le periferiche audio quando ci troviamo in batteria. Torniamo rapidamente all'applicazione musica per mettere in pausa il brano che stavamo ascoltando e passare a esaminare un po' i giochi, in particolare i giochi Metro Style, che hanno un po' tutti un sapore vagamente arcade, anche se non mancano già titoli 3D ad elevato livello di realismo. Come ad esempio questo Pinball FX, creato dallo stesso Zen Studios, autore di Zen Pinball, il famosissimo gioco di flipper per Android. Il gioco è praticamente lo stesso, anche se per Windows 8 abbiamo un'ambientazione marziana al posto dell'ambientazione fantasmi e incantesimi tipica di Android. Anche in questo caso possiamo scegliere fra varie visualizzazioni del flipper e possiamo giocare sia in modalità panoramica che in modalità verticale, che forse è un po' più adatta con questo genere di giochi. Non c'è bisogno di aggiungere altro, le immagini parlano da sé, abbiamo un livello di dettagli e di realismo veramente eccezionali. Un altro gioco ottimizzato per i tablet è Jetpack Joyride, un action game a scorrimento orizzontale ad alto tasso di dipendenza, alla Super Mario Bros. Per intenderci, che si può controllare tramite una serie di tap sullo schermo. Mentre quest'ultimo è un'alternativa a Temple Run, caratterizzato da un'ottima giocabilità e dalla possibilità di essere controllato tramite l'accelerometro integrato nel tablet. Sospendiamo la partita e andiamo ad aprire il centro di controllo Maidel, al quale avevamo già fatto un breve accenno nella prima parte della nostra recensione. È un'interfaccia unificata che raccoglie tutti gli strumenti indispensabili per l'amministrazione e la manutenzione della macchina, suddivisi in varie sezioni. La prima, notifiche, ad esempio, ci informa quando sono disponibili aggiornamenti per il sistema operativo. La seconda, controllo, invece è dedicata alla diagnostica e permette di fare un completo check-up di tutti i componenti, di sfogliare l'elenco delle utilità di sistema e di esaminare la situazione delle partizioni sul disco tramite un diagramma a torta, oppure la cronologia degli eventi di sistema. Abbiamo poi una sezione backup dedicata al backup e ripristino della macchina e una sezione informazioni di sistema che ci dà sia una lista di tutti i componenti con alcune informazioni sintetiche e la possibilità di effettuare un test per ciascuno. In questo caso facciamo un test del processore, un Intel Core i7 3517U, ma vi faccio notare che i Dell XPS 12 in vendita in Italia hanno già una versione aggiornata, Intel Core i7 3537U, con una frequenza leggermente superiore. E poi possiamo anche vedere un dettaglio di ciascun componente, partendo dal sistema operativo Windows 8, sicurezza, scheda madre, nuovamente il processore, memoria, batteria. Insomma, abbiamo uno spaccato di tutto l'hardware e il software del nostro Dell XPS 12. Il menu del centro di controllo Maidel si chiude poi con supporto, una sezione dalla quale possiamo scaricare manuali utente, leggere le risposte alle domande frequenti o ancora contattare l'assistenza tecnica in uno dei tanti modi che ci sono consentiti tramite email, telefono, chat. Oltre che dal centro di controllo e dalla pagina prodotto sul sito ufficiale di Dell, è possibile scaricare utilities e aggiornamenti anche direttamente dallo store di Windows 8. Aprendolo infatti troviamo la solita interfaccia Metro Style organizzata in diverse categorie, ma fra queste c'è anche un'area riservata alle applicazioni suggerite da Dell, dalla quale possiamo scaricare e installare i tool che sono provvisti direttamente e gratuitamente dal produttore texano, oppure i programmi realizzati da partner in offerta speciale per gli utenti Dell. Per concludere questo capitolo dedicato a Windows 8 sul Dell XPS 12, più che su alcune nuove funzionalità come lo swipe dei bordi o la split screen, che ormai avrete avuto modo di provare, vorrei soffermarmi su Internet Explorer 10 nella versione Metro Style. Apriamo Notebook Italia, il caricamento della pagina è abbastanza rapido, ma soprattutto quello che più ci interessa, abbiamo il supporto per tutte le gestures multitouch che siamo abituati a utilizzare sugli smartphone. Quindi lo scrolling, il pinch to zoom, il doppio tap per ridimensionare la colonna di testo, tutte le gestures e i corrispondenti rendering della pagina web sono fluidi, come ci dimostra anche il pan. Peraltro, a differenza delle preview, la versione definitiva di Internet Explorer 10 integra anche il Flash Player e quindi è possibile riprodurre video di YouTube direttamente all'interno delle pagine web. Quindi con la nuova start screen e un browser ottimizzato per il tocco come Internet Explorer 10 è possibile utilizzare il Dell XPS 12 in modalità tablet senza dover per forza ritornare alla tastiera fisica, peraltro ben rimpiazzata dalla tastiera virtuale di Windows 8.
possiamo passare a una visualizzazione che ci mostra i caratteri speciali e il tastierino numerico, oppure possiamo scegliere di utilizzare un diverso layout, come la split keyboard o tastiera da pollice, perfetta per quando si impugna il tablet con entrambe le mani, o ancora la modalità di input del testo a mano libera, che consente un riconoscimento della scrittura impeccabile, sicuramente uno dei migliori che ci sia capitato di provare. Passando ai nostri consueti test delle prestazioni, il processore Intel Core i7 3517U riesce ad abbattere la soglia dei 13 secondi nel calcolo del pi greco con un milione di cifre decimali in Super Pi. È un risultato eccezionale, frutto della presenza della tecnologia Intel Turbo Boost di seconda generazione, che permette di raggiungere in single threading una frequenza massima di 3 GHz a fronte di una frequenza nominale di 1,9 GHz. E addirittura con il modello aggiornato i7 3537U possiamo aspettarci performance superiori perché la frequenza sale ulteriormente a 3,1 GHz. E buone sono anche le prestazioni nel nostro test di multithreading 7-Zip, anche se non possiamo aspettarci dal Core i7 dual core a basso voltaggio del nostro Ultrabook prestazioni equiparabili a quelle degli i7 quad core a voltaggio standard montati dai comuni notebook. I benefici di una piattaforma ad alta efficienza energetica si fanno però sentire quando si vanno a valutare le temperature e i consumi. Per quanto riguarda il comfort termico, ci siamo serviti come al solito del test di stress di AIDA 64, ottenendo temperature di soglia comprese fra i 76 e gli 80 gradi, quindi non bassissime ma comunque giustificate dal livello di prestazioni del sistema. Mentre per quanto riguarda l'autonomia, la batteria a 6 celle e i polimeri di litio con una capacità di 47 Wh riesce ad alimentare l'XPS 12 per circa 4 ore nella maggior parte degli scenari di impiego. Spostandoci sui benchmark di sistema, siamo abituati a registrare i migliori risultati degli Ultrabook nei benchmark sintetici come PC Mark 7, ma siamo rimasti comunque sorpresi dallo score ottenuto dall'XPS 12, che fa segnare il nuovo punteggio record frutto della combinazione fra le ottime prestazioni di calcolo del processore e lo storage, che può contare su un SSD Samsung modello PM830, quindi un drive di buon profilo, caratterizzato, come abbiamo già visto in passato, da ottime prestazioni nella lettura e scrittura sequenziale, ma quello che più conta anche nella lettura e scrittura di blocchi da 4K con una coda di 32, garantendo quindi prestazioni fulminee anche quando il sistema viene a trovarsi sotto stress. Nessuna sorpresa invece dal comparto video, affidato a un sottosistema grafico Intel HD 4000 che supporta anche le API DirectX 11, quindi consentirebbe teoricamente di giocare anche con i titoli 3D di ultima generazione, ma che in concreto permette una giocabilità soddisfacente soltanto con i titoli 3D un po' più datati, come il buon vecchio Street Fighter 4. Questo però non significa che ci siano limitazioni dal punto di vista della riproduzione e anche della creazione di contenuti multimediali, perché un decoder hardware di formati video compressi e la tecnologia Intel Quick Sync di seconda generazione sono perfettamente in grado di gestire questi compiti, sollevando il processore da questo incarico, riducendo così il carico di lavoro sull'intero sistema. In conclusione, il Dell XPS 12 è un ultrabook molto ben riuscito, che ha dimostrato di avere ottime qualità. È un ultrabook tablet convertibile, con un meccanismo di ribaltamento dello schermo originale ma comunque affidabile. Ha un bellissimo design ereditato dal Dell XPS 13, con un perfetto mix fra quattro materiali di pregio: lega di magnesio, fibra di carbonio, alluminio con taglio di precisione e vetro. Ha ingombri e peso in linea con quelli di altri ultrabook di categoria premium e anche prestazioni migliori di quelle che ci saremmo aspettati. Quindi un ultrabook che Dell propone tanto a un pubblico consumer quanto a un pubblico business in cerca di un prodotto un po' più elegante dei consueti notebook professionali, che sembrerebbe privo di difetti a parte uno, il prezzo. Si parte da 1.150 € per il modello base e si sale a 1.450 € per una configurazione come quella protagonista della nostra recensione, nonostante lo sconto di 50 euro.